Benissimo, allora direi che ci siamo tutti. Abbiamo coinvolto 140 ragazzi che oggi sono presenti e i loro professori. Ma l'idea cooperativa è un'idea che sta dentro alle imprese cooperative, ma è che poi un modo di fare che se ci appassiona ce lo possiamo portare dietro per sempre, perché vuol dire sostanzialmente il fare e il cooperare insieme. Avete avuto modo di vedere con i vostri occhi, di toccare con mano delle esperienze cooperative vere, reali, concrete. Volevo soltanto dirvi che come fondazione noi abbiamo un dato: fra i tante lamentele di cose che non vanno, noi vediamo delle cose che vanno, ci fa piacere dirlo. Una siete voi, l'altra sono i vostri insegnanti. L'elemento positivo che noi stiamo conoscendo anche in questi anni di difficoltà è il permanere di resistenza, di consolidamento del mondo cooperativo. Buon lavoro e grazie davvero. Nasce una consapevolezza che la si vede nei vostri progetti, che sono poi progetti che offrono anche grandi prospettive nel futuro. Sì, ma prima di dire qual è stato il risultato di questa commissione, perché come in tutte le cose, come a Sanremo, bisogna arrivare a mezzanotte per sapere il vincitore, cominciamo a vedere appunto le vostre presentazioni. Vogliamo proporre un controllo del consumo delle bevande alcoliche. E quindi abbiamo pensato di stringere una partnership con il forno Borghetti. Nel nostro progetto di impresa abbiamo pensato alla realizzazione di un asilo nido interaziendale che abbiamo chiamato la culla dei sogni. La nostra cooperativa si propone di agevolare il ritorno delle madri dall'astensione dal lavoro per maternità in tempi molto più brevi ed in una condizione di serenità. La nostra cooperativa inoltre è formata da 13 soci che devono possedere determinati requisiti. Grazie. La Formica è una cooperativa multiservizi. Tramite un'indagine di mercato da noi condotta, abbiamo isolato questi servizi e notato la loro importanza. Perché ci chiamiamo la Formica? Perché la formica è laboriosa, previdente e trova nel gruppo la sua forza, proprio come noi abbiamo immaginato la nostra impresa. Grazie. La nostra cooperativa si chiama Biopac Le Coop. Come sottotitolo abbiamo dato Antiche Savere Bugnais. Possiamo notare come il principale oggetto sociale sia la produzione di frutta e verdure di tipo biologico. Vendiamo ai gruppi di acquisto oppure siamo nei supermercati nel reparto biologico. Questo è il nostro organigramma societario. Poi passiamo all'area di attività. Siccome la nostra cooperativa è molto, molto ampia, è composta da 23 soci, su tutti noi compagni di classe. Grazie. L'idea della nostra cooperativa è nata dal tentativo di dare una risposta a tre necessità principali. Per trovare i capitali necessari a finanziare l'intera idea, contiamo di mettere in campo 4 filoni di servizi. Il nostro servizio di raccolta non vuole, diciamo, essere in concorrenza con i grandi consorzi istituzionali. Dal momento che diamo un servizio di raccolta, dobbiamo anche avere un luogo di stoccaggio di tutti questi materiali. Due parole per i non addetti ai lavori su cosa sia il compost e cosa sia il biogas e la cogenerazione. Allora, qui vedete presentato un bilancio sommario delle spese e dei ricavi della nostra impresa. Siamo 11 soci fondatori. Grazie. Ma
Buongiorno a tutti. Il comune ha fatto una variante al piano di zona per darci la possibilità di costruire il parco, in quanto precedentemente su questo terreno era presente una zona agricola. Il progetto presenta elevati costi, infatti solo il territorio viene a costarci 35 milioni di euro. Pertanto il parco sarà realizzato in 3 anni. E voglio ricordare che per tutti questi eventi abbiamo ottenuto il patrocinio del Comune di San Giovanni in Persiceto. Abbiamo creato una borsa apposita per la COP che ha deciso di sostenere il nostro progetto chiamato Manici e non manette. E nel video vedremo delle scatole che metaforicamente rappresentano le prigioni e delle bende che coprono gli occhi delle ex detenute, che appunto rappresentano simbolicamente le manette. Buona visione. Della premiazione e ci vuole, perché comunque a tutti gli effetti è un concorso. Quello che credo sia il vero valore del progetto è il percorso, è l'esperienza. Chiamando Cristina Milani del Consorzio Solco Insieme, ne approfitto per ringraziare tutte le cooperative tutor. Questa è davvero l'occasione di mettere in pratica e di vedere la cooperazione come l'opportunità. Avete davvero fatto delle grandi cose, avete delle idee nuove e io credo che siano tutte realizzabili. Complimenti ragazzi. Il mio ufficio si chiama Progetti d'Impresa, è quello che avete fatto voi da ottobre ad aprile, ad oggi. Voi avete pianificato delle potenziali idee d'impresa. Bene, veniamo un po' al momento clou della nostra mattinata, che è quello delle premiazioni. Allora, ultimo premio, sapete già chi è?
Grazie e arrivederci l'anno prossimo.